C'è da chiarire anche un piccolo mistero, se vogliamo chiamarlo così, perché alcuni telespettatori ci hanno segnalato che hanno dei Green Pass la cui scadenza riporta 270 giorni, mentre la scadenza del Green Pass è di 12 mesi, ovviamente dalla data dell'ultima vaccinazione effettuata. E allora il mistero è semplice: prima era di 270 giorni, dunque se avete stampato il Green Pass mesi e mesi fa, potreste vedere riportata questa scadenza, cioè 12, cioè 100, 270 giorni, mentre se la stampate adesso dovrebbe esserci 12 mesi. Dovrebbe essere così perché per la verità abbiamo cercato spiegazioni anche più tecniche da persone più autorevoli, ma insomma non, al momento non siamo riusciti, diciamo così, a intercettare queste persone che avrebbero potuto risponderci. E allora ci siamo in qualche modo fatti camminare il cervello, come si dice, e dovrebbe essere così. Dunque, se volete un Green Pass aggiornato e il vostro porta scadenza 270 giorni, vi consigliamo di ristamparlo di nuovo e dovrebbe essere stato aggiornato con scadenza 12 mesi, sempre naturalmente dalla ultima vaccinazione.